Capito 19, aiuto. Cioè, digli sgraditi a loro e fagli un complimento, eh. Ma perché mi cambia... Mi fa lo zoom? Rimpiango veramente i cosi. Rimpiango i soldati. Cioè, si sta convertendo in Doom sto gioco, praticamente. Quanti minchia sono? E poi da dove cazzo vengono? Aiuto. Come li fermo? Di qua non c'è via d'uscita, di qua nemmeno. Di qua non si arrampica. Ok, forse la soluzione. Questa. Aia no. Ma si arrampicano pure. Fammi raccatta la bomba, va. Fuori dai coglioni. Però se riuscissi a concentrare tutti qua non sarebbe mica una brutta cosa, eh? Fuori. Ma tu, ma cane. Altri 661 colpi. E dai così. 92. Già me li aspetto, eccoli qui. E via. Luce verde, attenzione. Forse c'è una via d'uscita, forse esiste. Eccoli, mica smettono, eh. Sono eterni sti cosi.
Che poi è rimasto l'unico gioco a essere, diciamo, non dico realistico, però a livello di personaggi sì. È vero che uno comunque non si può arrampicare così, ma quelli sono dettagli. E nonostante tutto ci hanno filato delle creature assurde. Fuoco a raffica, godo. Abbiamo una via d'uscita forse? Abbiamo ancora un mostriciattolo. Un Gollum. Che poi all'inizio, capitolo scorso, capitoli fa quando ero, pensavo fosse Gollum. Palese. E lascialo lì. Ricarica e via. Promette di essere una giornata storta. Ma va. Da sinistra, da destra, laggiù. Questi dovevano appartenere a loro. Ci sta. Aspetta, aspetta. Ma dove andiamo qua? E devo sparare, che devo fare? Cioè, mi inquadra quel coso come se ne sapessi qualcosa, no? Me cazzo si fa? Vabbè. Qua la luce verde continua. Che con questi corridoi, ragazzi, mi perdo molto facilmente. Si indicava là. Ok, ok, ok. Teniamoci sempre pronti. Anzi, ricarichiamo, anche se ne ho usati soltanto due di proiettili. Ah, non è la stessa stanza di prima, scusa. Pensavo. Questo però non l'hanno mai distrutto. Ma sono gli effetti della stofase, ragazzi. La mia fine è vicina. I demoni mi braccano nell'oscurità. L'oro di Eldorado cela una terribile maledizione. Gli spagnoli hanno scatenato l'inferno, divenendo essi stessi dei diavoli. I miei uomini sono stati uccisi, lasciandomi solo nella mia missione. Nessuna nave lascerà quest'isola. Le ho distrutte tutte e inondato la città maledetta. Tutto questo male non deve lasciare queste spiagge. Nelle mie ultime ore affido la mia anima a Dio. Possa egli no. Pietà di questo luogo infernale. Francis Drake. Oh mio Dio. Ha tagliato la pellicola. Di nuovo loro. No, no, di nuovo. È la stessa cosa che ho detto io. E mi cambia la visuale. Non c'è una mezza impostazione per toglierla? La funzione del cazzo. Non ho bisogno di proiettili però. Godo. Qua c'è qualcosa. E mo? Dove vado?
là. Anche perché non credo di avere alternative. Se mi dice di andare là, l'uscita è lì. Sarà là per forza. E invece no. Niente. Da qua ci siamo arrivati. Qua nulla. Qua zero. Qua non c'è nulla. Qua credevo. Ok. Dimmi che l'apri, ti prego. Sì. Che culo. Ok, siamo in un altro corridoio. Ma ce la segui la luce verde? Oh, ci sta, eh. Dimmi che è là in fondo, ti prego. Ok, sembrerebbe. No, ha fatto la cazzata. Riesci a sentirmi là dentro? Forte e chiaro, idiota. Oh, non c'è microfono dal tuo lato. Che peccato. Esci fuori di lì! No, Elena! No! Navarro, se non riesci a controllare una ragazzina... Non succederà più. Credimi. Spiacente per l'interruzione. Volevo solo ringraziarti per averci condotti a Eldorado. Certo. Spero che non ti dispiaccia. Se prendiamo in prestito la signorina Fisher, è solo per evitare che tu e il tuo socio facciate qualcosa di creativo. Addio, Nate. È stato divertente. Aia. Sì, continua pure a sorridere, imbecille. Ci rivedremo presto. Parola di Nathan Drake. Però sei incazzato, in fondo. Ammazzatelo! Oh, cavolo, non è certo un bel segno. Aia, ci ha mandato le milizie. Merda. È qui! Al costo di finire i proiettili, cazzo. No. Ok, poi alla fine... Lo vedo! Non ho sprecati neanche così tanti. Ah, ma stanno sparando al coso, perfetto. Che assist meraviglioso. Oh, non muore. Raga, ma neanche gli antisommossa resistono così tanto. Ora, posso capire che c'hanno il giubbottino, però c'è anche un po' eccessiva la cosa. Lo zoom, ve l'ho già detto, è veramente fastidioso, eh? Ma tanto. E c'è laserino? Oh cazzo. No, aspetta.
Laserino lo devo prendere. Forza, vieni. Madonna, ma quanto cazzo devo sparare ancora? Non muore. È morto. Sono rimasto con un proiettile solo, ragazzi. Non va bene. Andiamo avanti. Qua che c'è? Bastardo. Muori. Via. M4. Bisogna fare di necessità virtù. Sì, vabbè. Sto zoom, ragazzi, non lo sopporto. E non è morto. Adesso è morto. C'è qualcuno qua? No. Non muore, ragazzi, non muore. Ragazzi, è incredibile come non abbiano messo veramente mano a sto gioco. Tolta la grafica, ragazzi. Cioè, è veramente impossibile che tu impallottoli le persone fino al midollo. Aiutatemi! E quelle non muoiono. Vieni qui. Ce n'è due contro, mi dispiace. Oh, la guerriglia tra le due fazioni, fantastico. Premio 9 proprio, 1. Quanto sono 5 colpi? 2. 3. Quattro. No. Mi serve fucili prima. MP40. MP4. Cioè, il nome è veramente simile. C'è l'M4 e l'MP40, li confondo troppo. Mettetemoci anche l'MP4 in mezzo, che è una cosa che non c'entra un cazzo, ma è molto assonante. E andiamo a comandare proprio. Oh, non li ammazzare, mi raccomando, eh. Niente, unico gioco dove devi veramente. Non lo so. Ci fai veramente prima uccidere a pugni, eh? Niente, non muore, ragazzi. Frase più frequente mai detta in questo gioco: non muore. Qua munizioni inutili per la pistola. Che alla fine è più efficiente. Non muore. Oh, ce l'ha fatta. Il bastardo ce l'ha fatta. Via. Di qua. Torna indietro. Ok, vediamo qua. Ce l'ho. Sì, cominciamo. Godo. Forza. Eccoli. Ti mancavano? Ovvio che non mancavano. Ste merde, oh. Cominciamo. Ok. C'è il cecchino lassù. Via. Devo prendere così. Merda. No, l'ha caricato il bastardo, ha caricato, raga.
20 anni per caricare un'arma. Godo. Madonna ragazzi, fegato marcio. Fegato marcio per un gioco del 2006. È assurdo. Basta, vero? Basta, vero? È vero che i primi capitoli di ogni saga, tranne The Last of Us, sono sempre, non dico delle sole, ma quasi. Tanto qua siamo al capitolo 20, in soccorso. Sally, sei lì? Dannazione. Sally, rispondi. Grazie a Dio, Nate, dove sei? Vengo da te, hanno preso Elena, dobbiamo fermarli. Ho problemi di mio, questi bastardi mi hanno bloccato fuori dalla chiesa. Ci sono quasi. Rita. Va bene ragazzi, capitolo 20 sia.